Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura alla pagina sindacale, momenti di tensione questa mattina in Corso Umberto a Pescara per la protesta di una rappresentanza di 140 lavoratori del sindacato unitario di base della Corpa SRL che si occupa della manutenzione degli autobus dell'ATAC di Roma. I lavoratori e i sindacalisti chiedono il pagamento di 4 mensilità arretrate alla proprietà dell'azienda che, come sostengono gli stessi lavoratori, farebbe capo per il 58% delle quote societarie allo studio di consulenza Serraiocco. In mattinata c'è stato anche l'incontro tra appunto Serraiocco e la rappresentanza dei lavoratori. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Fermiamoci per favore, ma qui siamo a un livello di disperazione. Se è pensabile che le famiglie possano campare in questa condizione inaccettabile, allora chi si assume questa responsabilità? La città lo deve sapere, i suoi concittadini lo devono sapere. Siamo venuti da Roma, dipendenti della Corpa, che è l'azienda che fa la manutenzione alle vetture dell'ATAC. Sono 4 mesi che i lavoratori della Corpa non percepiscono lo stipendio. Su questo ci sono state già tante proteste. Noi siamo negli uffici del dottor Serraiocco, che con la sua società detiene il maggior numero di azioni della Corpa. La Corpa fa parte di un gruppo, la Ettore Gomme, è un gruppo che non ci sembra che sia in crisi, però sui lavoratori grava il problema di 4 mesi di stipendio. Ora è successo un fatto ancora più grave. Non solo non pagano lo stipendio, ma si permettono di contestare ai lavoratori che non vanno più a lavorare, dicendo che non si capisce il motivo di questa assenza. Il motivo lui lo sa benissimo: queste persone non ce la fanno più, le bollette, l'affitto, il mutuo di casa, la vita quotidiana non ti aspetta 4 mesi, e quindi questi lavoratori, sono 140, si trovano in una condizione di affamamento. Questa azienda deve sbrigarsi a retribuire i lavoratori che hanno regolarmente svolto la loro attività e che in questo momento sono alla fame. Questo è il motivo di questa irruzione. Noi speriamo di avere la possibilità di discutere pacatamente con il dottor Serraiocco e di poter affrontare e risolvere questa situazione, che peraltro sta colpendo un servizio essenziale nella città di Roma. La manutenzione degli autobus costituisce un servizio fondamentale, e su questo quindi c'è non solo un danno ai lavoratori, ma c'è anche un danno alla cittadinanza. Noi abbiamo fatto già incontri con la prefettura, con l'amministrazione comunale. Sicuramente questa non è una vicenda che riguarda esclusivamente questa azienda, però adesso siamo arrivati a un punto molto grave. Troppi sono diventati i mesi in cui i lavoratori non percepiscono lo stipendio, è una situazione paradossale. Andiamo avanti con la cronaca. Avrebbe chiesto somme di denaro a 3 imprenditori, minacciando in caso contrario di non fargli ottenere permessi relativi a procedimenti amministrativi, permessi a cui gli imprenditori invece avrebbero avuto diritto. Accuse che hanno fatto scattare a carico di un capo cantoniere sorvegliante dell'ANAS, referente per la provincia di Teramo e con compiti di vigilanza sulla statale 16, gli arresti domiciliari con l'accusa di concussione. A richiedere il provvedimento, firmato dal GIP Roberto Veneziano, il PM Luca Sciarretta, con il giudice che ha disposto a carico dell'uomo anche un sequestro preventivo di 950 euro. Le indagini a carico del capocantoniere sono scattate nell'estate del 2016 dopo la denuncia di uno degli imprenditori a cui aveva chiesto soldi. Andiamo all'Aquila, si continua a litigare in consiglio comunale tra i banchi di maggioranza e di opposizione, ma non si produce ancora nulla. Accuse a vicenda, mentre la città resta a guardare attonita lo spettacolo. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Da quando si è insediato il consiglio comunale
qual è la produttività di questo consiglio? Nessuno, forse oggi è l'inno di Mameli prima delle consiglie comunali. Consigli comunali che rappresentano in nulla, secondo l'opposizione, si litiga e non si offre uno spettacolo buono ai cittadini dell'assise civica. Argomenti a volte blandi e banali, c'è quasi la sensazione, dicono alcuni presenti, che tutto si faccia tranne che mettere mano alle questioni prioritarie della città. E così si alza la voce, si litiga, si richiama il regolamento, si invitano i consiglieri a leggerlo. Giustino Masciocco del Movimento Articolo 1 è uno dei più battaglieri tra i banchi dell'opposizione. L'amministrazione mente su tutto, un esempio è Banca Sistema. Le menzogne, le bugie, perché fino ad oggi hanno sempre detto che Banca Sistema, la transazione fatta dalla giunta comunale era illegittima e irregolare. Gli abbiamo chiesto se doveva passare in consiglio comunale, hanno detto forse ci penseranno, vedranno cosa fare. Eppure in campagna elettorale lo hanno sempre declinato e in qualunque consiglio comunale parlano sempre di questa Banca Sistema. Ecco, loro non hanno argomenti, sono 4 mesi e non riescono a governare, dicono le bugie e continuano a dirle nonostante hanno vinto le elezioni. Il presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari invece replica alle accuse. Non siamo noi che siamo il nulla. Il nulla lo abbiamo trovato dalla vecchia amministrazione e giura d'ora in poi di portare tutte le carte a mano a Procura e Corte dei Conti. Ma l'opposizione fa il proprio dovere, cioè quello di fare opposizione, e non si accorge che per 9 anni, 8 anni ha avuto la palla in mano e non ha saputo giocare. Quindi questa è la verità. E che adesso fanno del mia colpa dando le colpe agli altri. Questo non si può fare. Oggi diciamo che è un Consiglio Comunale diciamo un po' sui generis, perché quello veramente fondamentale c'è stato qualche giorno fa, quello sul bilancio consolidato. Sul bilancio consolidato che si sono sviscerate tutte le problematiche relative alla passata amministrazione. Là sono sorte delle cose inenarrabili, quindi io, come ho già detto in Consiglio Comunale, manderò tutto quanto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, perché bisogna farlo perché per il rispetto di questa città. Sono stati raggiunti dai soccorritori ieri sera intorno alle 20 e sono tornati a valle dopo le 22 due escursionisti olandesi che nel pomeriggio di ieri avevano lanciato l'allarme dal Monte Camice a 2564 metri, dove non avendo a disposizione i ramponi erano rimasti bloccati a causa della neve e del ghiaccio. Erano in buone condizioni di salute anche se molto spaventati. Le squadre del soccorso alpino della Guardia di Finanza, una ventina di persone in tutto, hanno percorso due diversi itinerari per raggiungerli lungo la via normale che sale al Monte Prena e da lì al Monte Camice e anche da Fontevetica su per il vallone di Vradda da dove sono scesi. La coppia ha poi ringraziato i soccorritori dicendo che senza di loro ovviamente non ce l'avrebbero fatta. Andiamo in provincia di Chieti, nel territorio frentano, dove si torna a discutere della selezione messa in campo dalla SASI, la società che gestisce il servizio idrico per molti comuni della provincia teatina. Il bando di selezione è al centro delle polemiche sollevate soprattutto da Forza Italia, che chiede di rivedere i criteri di selezione. Vediamo il servizio. Un avviso di selezione lungo 20 pagine ma firmato da nessuno, una correzione apportata a penna su uno dei requisiti già contestati. Mauro Febbo, consigliere regionale di Forza Italia, torna a parlare della SASI assieme all'onorevole Fabrizio Di Stefano, manifestando nuovi dubbi sulla selezione per 67 figure professionali da assumere nell'ente gestore del servizio idrico integrato del Chietino, che ha sede a Lanciano. Ci si espone a ricorsi che potrebbero bloccare la gestione del servizio per cittadini, agricoltura e imprese. Credo che invece insistendo in un percorso che creerà sicuramente dei problemi e soprattutto della perdita di tempo, si farà un danno ai cittadini e soprattutto all'economia di questo territorio e dell'intera regione. Il personale interno da stabilizzare, che corrisponde al numero di 67, come le figure oggetto di selezione, vengano considerate non per diritto acquisito, precisa l'onorevole Di Stefano, ma per una valutazione di merito con premialità. Infine, avevamo chiesto di fare questa selezione da una società adatta, consona, esterna, ma pensavamo che questa società venisse individuata attraverso un bando, attraverso un avviso dove partecipassero 4, 5, 10 società e valutare requisiti, valutare offerte e quant'altro. Invece così non è stato fatto, si vuole fare con una sola società e
infine, proprio l'altro ieri, hanno addirittura stabilito che ci sarà una commissione interna alla SASI, presieduta dal RUP, responsabile unico del procedimento, che provvederà a fare una preselezione delle domande arrivate. Francamente siamo all'assurdo. Questa mattina in via Guelfi a Pescara c'è stata l'intitolazione del parco ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica nel Salernitano, ucciso il 5 settembre del 2010 in un attentato di matrice camorristica. La cerimonia è stata preceduta da una visita all'Istituto Coreutico Misticoni Belisario, a cui ha partecipato il fratello di Angelo, Dario Vassallo. Sentiamo. Da oggi il parco di via Filomusi Guelfi a Pescara sarà intitolato ad Angelo Vassallo, un eroe dei nostri giorni, forse un po' dimenticato. No, non è dimenticato da chi lo vuole dimenticare, è una persona normale, Angelo non è un eroe, è un sindaco che voleva fare solo il sindaco e non voleva essere ucciso. È una bellissima cosa che voi pescaresi e l'amministrazione fate per Angelo, per un uomo ancora più a sud di Pescara, per dimostrare che la bella politica esiste ad ogni latitudine e che è fatta da persone per bene. Se oggi suo fratello fosse stato qui, cosa avrebbe pensato? Cos'è tutta questa confusione, avrebbe detto? È una bella cosa, no? Non è una confusione, è un bel vocio di bambini che sperano e guardano noi come la bella cosa che ci sono nella vita. Quindi Angelo è stato ed è una bella cosa e che viene ricordato a Pescara come in tantissimi posti del nostro paese. E Pescara ancora di più perché c'è il mare, dove c'è il mare c'è Angelo. Blasioli, una bella iniziativa quella di oggi, tutt'altro che simbolica, anche Pescara vuole ricordare questo giovane sindaco scomparso per mano della Camorra. Sì, soprattutto gli insegnamenti di Angelo, e quindi ci sembrava giusto che un sindaco che si è impegnato tanto per la legalità e per l'ambiente avesse intitolato proprio un parco nella nostra città. Tra l'altro questo è un parco molto atteso dalla cittadinanza di questo posto, lo aspettavano da tempo, insomma è arrivato. Intitolare il parco ad Angelo significa intitolare il parco a tanti sindaci che fanno come persone normali il proprio dovere, che è una cosa importante. Da Pescara ci spostiamo a Teramo, nuovo colpo di scena nella guerra del teatro. La Primo Riccitelli sposterà la propria stagione di prosa al Palazzetto dello Sport di San Nicolò, mentre la CS, gestore ufficiale del teatro, inaugura al Comunale il suo cartellone il 7 novembre prossimo con lo spettacolo Interferenze. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. L'incredibile guerra del teatro a Teramo tra ACS, gestore del comunale, e l'associazione Primo Riccitelli fa segnare un altro colpo di scena. La Riccitelli, che lo scorso anno contava oltre 2.000 abbonati, conferma la sua stagione di prosa 2017-2018, spostandola al Palazzetto dello Sport di San Nicolò a Tordino, dove aprirà con Gabriele Lavia il 7 novembre prossimo. Ad annunciarlo è il presidente Maurizio Cocciolito, particolarmente provato da una vicenda pasticciata e con strascichi legali che sta mettendo a dura prova la tranquillità dei vecchi e nuovi abbonati. Una nuova avventura, una nuova situazione, andremo in un luogo molto bello che consente il posizionamento di un palco di 14 metri per 12, molto grande, ben più grande di quello dell'attuale teatro comunale, quindi le scene saranno posizionate al meglio, ci saranno 800 posti per gli spettatori, saranno 800 sedie non in plastica ma saranno sedie imbottite, ci sarà servizio bar, servizio guardaroba, ci saranno degli autobus che andranno a prendere i nostri abbonati, quelli che sono abituati generalmente vengono a piedi al teatro comunale, li riporteremo al termine degli spettacoli, andremo a prendere con degli autobus gli studenti delle scuole e li riaccompagneremo al termine sempre degli spettacoli, insomma una situazione nuova. E nella stessa data dello spettacolo di Gabriele Lavia in programma per la Riccitelli il 7 novembre a San Nicolò, Abruzzo Circuito Spettacolo annuncia al Teatro Comunale di Teramo la 12ª edizione di Interferenze, un tour suggestivo di danza e musica attraverso spazi inesplorati. Quest'anno Interferenze, che vivrà gli spazi inesplorati del Teatro Comunale di Teramo, quindi ci sarà questo tour suggestivo attraverso spazi conosciuti e anche quelli sconosciuti e degradati, che si vestiranno di una nuova luce attraverso la performance. E la Riccitelli riflette che invece il Teatro Comunale è chiuso a chiave per loro.
No, assolutamente è un teatro apertissimo e chi legge i giornali e chi frequenta il teatro già visto, ha potuto vedere da più o meno 15 giorni a questa parte di quante sono state le manifestazioni nate anche in collaborazione con altre associazioni. Il Citelli si sposta al Palasport di San Nicolò, l'ACS ha vinto. Intanto sicuramente sono felice di restare ancora qui, che l'ACS resti ancora qui, perché c'è stato detto di tutto, che ci avrebbero cacciato, quindi invece come insomma si può vedere siamo qui e siamo operativi, pronti per questa avventura che ci accompagnerà per i prossimi 12 anni. E la voglia è quella di costruire insieme la città e Interferenze sarà uno step importante per questo. E adesso apriamo un'ampia pagina dello sport, iniziamo dal calcio di Serie B e dunque parliamo del Pescara. Sono ripresi già ieri gli allenamenti in vista dell'anticipo di lusso di venerdì contro il Palermo capolista. Ancora problemi al ginocchio per Koulibaly, che rischia di saltare il match. Morale basso in casa Delfino dopo le ultime due sconfitte, in particolare quella pesante di sabato col Brescia. Il centrocampista Gaston Brugman, che sarà l'ex di turno della gara, chiede a tutta la squadra una immediata reazione. Sentiamolo. Gaston, Zeman cambia formazione ogni partita e anche la posizione di Brugman in queste settimane è spesso cambiata. Sappiamo dove prediligi giocare, ma questi cambiamenti che ti riguardano ti creano qualche problema? No. Credo che pure la settimana, la partita con l'Empoli, mi avete fatto la stessa domanda. Capita di cambiare, capita di provare diverso ruolo, però comunque so quello che vuole il mister da me, so quello che posso dare, so che posso dare ancora molto di più. Oggi sicuramente non è stata la mia miglior partita, molto impreciso, però sicuramente col Palermo ci darò il massimo un'altra volta e cercheremo di vincere, perché è importantissimo per il campionato. Venerdì arriva all'Adriatico il Palermo, è questa una partita spartiacque almeno di questa prima parte di campionato? Sì, sicuramente questa partita è importantissima per noi, come era questa. Diciamo che dopo la partita che abbiamo fatto con l'Empoli ci tenevamo a fare una bella gara qua. Penso che siamo partiti benissimo, dopo abbiamo calato, però adesso viene Palermo. Ci lavoreremo per affrontare questa squadra che sicuramente vuole salire, quindi è una bella sfida e dobbiamo vincere. Scendiamo di categoria in Serie C, grazie al colpo di testa di Barbuti ad un quarto d'ora dalla fine il Teramo porta a casa un prezioso pareggio nel match di Bergamo contro l'Albino Leffe. I biancorossi chiudono dunque le due trasferte consecutive con altrettanti positivi pareggi in rimonte, la prova che il carattere della squadra non manca. Tuttavia sul piano del gioco il Teramo di Asta può fare di più. Sentiamo il servizio di Ania Cantagalli. Asta avrà sicuramente pensato molto al pareggio di Bergamo contro l'Albino Leffe. Sarà ritornato con la mente ad alcune scelte iniziali, all'atteggiamento di squadra, soprattutto nel primo tempo, e a quella capacità del Teramo di recuperare le gare che si mettono male. Perché le buone notizie per i biancorossi, che domani riprenderanno gli allenamenti, sono essenzialmente quel carattere che sembra ormai marchio di fabbrica ed il punto buono per muovere la classifica in ottica salvezza. Per il resto, nelle ultime due gare in trasferta, il Teramo ha perso qualcosa dal punto di vista della prestazione. Ma è ovviamente un buon segnale se, anche nelle giornate meno belle, Speranza e compagni riescono a muovere comunque la classifica. Il sesto risultato utile consecutivo porterà però Asta a riflettere maggiormente su alcuni aspetti. Il Teramo ha più o meno ormai trovato una quadratura difensiva. Lo stesso però non si può dire dell'attacco, che a parte gol sporadici non è ancora riuscito ad incidere come si dovrebbe, sia che si tratti di una squadra che lotta per la vittoria di un campionato, sia che si tratti invece di salvarsi. Oltre a Foggia, Barbuti, Sumaré e Bacio Terracina, il Teramo aspetta soprattutto l'esplosione di Tulli. E quale migliore occasione per l'ex Sudtirol di provare a sbloccarsi mentalmente, magari con un gol, proprio contro la sua ex squadra, che domenica arriverà al Bonolis. Asta ha dimostrato a più riprese di riporre grandi speranze in lui e sicuramente l'uscita anzitempo dal campo, dopo la sostituzione di Bergamo, sarà stata dettata dalla rabbia del giocatore con se stesso per la prestazione offerta. Per salvarsi il Teramo low cost ha bisogno che tutti, a turno, facciano il massimo. Per adesso bastano il carattere e quella voglia di non arrendersi mai, tanto cercati inutilmente nella passata stagione.
Poi serviranno anche i gol degli attaccanti. Scendiamo ancora di categoria in Serie D, partiamo dalla Vastese che cala il poker proseguendo nel suo ottimo momento. Ieri tutto facile nel derby dell'Aragona con i Nero Stellati, ultimi della classe, oltre ai 4 gol e alla vittoria la squadra di Colavitto trova anche il secondo posto per le concomitanti sconfitte di Campobasso e Castelfidardo. La vetta ora è a soli 3 punti. E sono 5, cinquina di successi di fila per la Vastese di Gianluca Colavitto che continua a volare arrivando al secondo posto in classifica. I tifosi aragonesi giustamente sognano con Fiore e compagni ora consapevoli di poter recitare un ruolo di primo piano in un torneo molto equilibrato. Non è bastata invece la consueta buona volontà ai pratolani che hanno denotato i soliti limiti di tenuta difensiva, mancando nel contempo anche delle buone opportunità prima di cadere sotto i colpi degli aragonesi. La squadra di casa, la vittoria è stata comunque meritata e mai in discussione. Si comincia ricordando con un minuto di silenzio e di riflessione gli atti di antisemitismo accaduti a Roma la settimana scorsa. Al quinto subito Vastese pericolosa con Fiore che a 2 passi da Parente scarica sull'estremo Peligno, bravo comunque a respingere. Il portiere ospite però non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Viscardi che sugli sviluppi di un calcio di punizione dello specialista Fiore supera l'incolpevole Parente al 6° minuto. Subito in discesa la gara per i biancorossi grazie ad un avvio di partita di grande intensità. Al 10° però gli ospiti hanno una colossale occasione per pareggiare i conti, ma Bruni su perfetto cross dalla destra di Conè tutto solo davanti a Camerlengo alza incredibilmente sopra la traversa. Gli ospiti non ci stanno e al 14° Bruni chiama Camerlengo alla prima parata della giornata con una respinta che evita alla sua squadra di incassare il gol del pari. Al 17° ancora Nero Stellati e ancora con Bruni che questa volta di testa chiama il portiere di casa ad una parata non difficile. Dopo aver sprecato la squadra ospite al 20° subisce così il raddoppio ad opera di Viscardi che con un tiro violentissimo dalla distanza supera per la seconda volta Parente realizzando la sua doppietta personale. Il Nero Stellati sotto di 2 reti accusa il colpo. In campo poi non accade più nulla fino al 44° quando Cristaldi sul filo del fuorigioco con un tocco morbido supera Parente prima dell'intervento quasi sulla linea di un difensore ospite che salva porta e risultato. Nella ripresa pronti via Leonetti al 4° di testa realizza il gol del 3-0 che chiude con 40 minuti di anticipo il derby dell'Aragona. La squadra in casacca nera con grande apprezzabile volontà continua a giocare. Al 6° è l'ex avezzanese Censori con una punizione dal limite a mettere di poco sopra la traversa. La Vastese di Colavitto controlla però il gioco senza grandi assilli e con Stivaletta arriva al 14° vicinissima al poker con la sua conclusione respinta dal portiere dei Nero Stellati. Al 17° ghiottissima opportunità ospite con Di Rocco che crossa in area per Censori che quasi sulla linea di porta mette incredibilmente alto. Ma per gli ospiti gira anche male perché al 22° Nicola Fiore, dopo aver superato in serie i difensori ospiti, si presenta in area dove Del Gizzi lo stende sotto gli occhi di Bracaccini che indica il dischetto e con Cristaldi che spiazza dagli 11 metri Parente per il poker. Cristaldi manca poi il 5-0 al 40° imitato al 42° da De Chiara che sbaglia sotto rete. Al 47° e al 48° e dunque a tempo scaduto ci provano anche i neoentrati in casa aragonese Iarocci e Colitto, ma Parente dice sempre di no. Per la formazione di casa festa grande al 91° con la testa però già alla gara del 1° novembre in casa della San Giustese. E domenica molto positiva anche per il Francavilla che passa per 1-3 sul campo del San Marino. Successo meritato per la squadra di Iervese del presidente Candeloro che ha giocato una buona partita e ha sfruttato gli errori difensivi della squadra del Titano. Tutti nella ripresa i gol, sblocca Zerbo al 2° minuto, al 5° il pareggio dei padroni di casa con Gadda. Nel finale il Francavilla trova le reti decisive con 2 giocatori da poco messi in campo dal tecnico Iervese. Al 39° Micichè sfrutta un liscio del portiere Fall per segnare l'1-2. Dopo 2 minuti
lo stesso Micci che serve Banegas che chiude definitivamente i conti per la squadra giallorossa. Per il Francavilla nella terza vittoria consecutiva, la quarta in trasferta su 5 gare giocate lontano dal campo amico, lo stadio Valle Anzuca. E proseguiamo con la Serie D, prova di cuore dell'Aquila che ridotta in 10 nel primo tempo riesce a superare il San Nicolò. Vediamo il servizio della partita. L'Aquila Calcio prende a calci la crisi societaria all'indomani del comunicato diffuso da squadra, staff e collaboratori in cui si dà come tempo limite il 30 novembre, archivia le ultime sconfitte e si impone per 2-0 sul San Nicolò. Accade tutto nel secondo tempo, dopo una prima metà di partita in cui crea senza riuscire a concretizzare. La prima vera azione all'ottavo, Sieno si imbola sulla fascia sinistra ma non c'entra la porta. Al tredicesimo un bel fraseggio tra Steri e Ibe che segna ma il guardalinee aveva già sbandierato il fuori gioco. Al ventunesimo un episodio dubbio, Sieno serve Marra che viene atterrato in aria ma l'arbitro lascia correre. Al venticinquesimo l'Aquila però resta in 10, espulso Ibe con rosso diretto per una gomitata ad un avversario. Al trentunesimo è D'Ostilio a negare la gioia del gol a Sieno, ma al trentaquattresimo il San Nicolò ha un sussulto. Di Benedetto serve Cala, la palla finisce alta sulla traversa. Al trentaseiesimo sempre San Nicolò con il colpo di testa di Di Benedetto fuori di poco e al quarantaquattresimo ancora un tentativo della squadra ospite con Mozzoni che manda al lato di poco. Nel secondo tempo i due tecnici operano diverse sostituzioni. All'ottavo è Brenci ad avere una buona palla gol ma spara alto sulla traversa e a questa azione risponde al decimo Di Benedetto che manda anch'esso alto. Al diciannovesimo ancora un episodio dubbio. Valenti crea il panico nella difesa avversaria e segna, ma anche qui fuori gioco sbandierato tra le veementi proteste di giocatori e pubblico locale. Al ventiseiesimo però arriva la prima rete rossoblu, punizione dalla sinistra di Niccolò Valenti. Cafiero in tuffo di testa tra Figge e D'Ostilio, è 1-0. È solo l'inizio perché al 32esimo l'Aquila raddoppia con una punizione di Valenti. C'è spazio in questa gara anche per l'esordio rossoblu dell'attaccante Andrea De Iulis. Dopo due mesi fa il suo ingresso in campo. Pur in una giornata non particolarmente brillante, il Pineto ritrova la vittoria, decide il gol dell'argentino Farias, l'ultimo arrivato alla corte del tecnico Amaulo, battuto il Fabriano, sulla cui panchina ha fatto il debutto il neo tecnico Trillini, il servizio di Roberta Di Sante. Dopo tre pareggi consecutivi il Pineto scaccia la maledizione dei tre punti e torna alla vittoria battendo, seppur con fatica, il Fabriano Cerreto del neotecnico Sauro Trillini che in settimana ha rilevato l'esonerato Fenucci. Leggero turnover anche in vista del turno infrasettimanale per Amaulo, torna Mazzocchetti tra i pali, Mariani in mediana in luogo dell'affaticato Esposito, mentre in avanti parte Gragnoli. Trillini al suo esordio non stravolge il modulo confermando il 4-3-3 con Berardi e Piergallini in appoggio a Cicino punta centrale. Prima del fischio d'inizio, commovente ricordo per l'ex calciatore del Fabriano Cerreto, Mariano Martellini, scomparso 27 anni fa proprio nel corso dell'ultimo incontro tra Pineto e Fabriano. Primo tempo avaro di emozioni con la gara che tarda ad entrare nel vivo. Al dodicesimo Pezzotti prova a servire Gragnoli ma la Briola fa buona guardia su di lui. Dalla parte opposta al 37esimo è Berardi a sfiorare il palo con un diagonale che però termina sul fondo. Per vedere la prima conclusione nello specchio della porta bisogna aspettare il 38esimo quando Piergallini chiama al primo intervento della gara Mazzocchetti. Al 43esimo però, alla prima vera occasione utile, il Pineto sblocca la partita con Gragnoli, bravo a raccogliere palla al limite dell'area e piazzare la bella conclusione a incrociare che vale l'1-0. Il vantaggio biancazzurro però dura pochi minuti, infatti al rientro in campo dagli spogliatoi il Fabriano Cerreto pareggia i conti. Il direttore di gara Roby Lotta sanziona con la massima punizione l'intervento in area di Pepe su Piergallini e dal dischetto Berardi spiazza Mazzocchetti per l'1-1. E al 16esimo gli ospiti potrebbero anche raddoppiare quando lo stesso attaccante marchigiano trova una bella girata sulla quale l'estremo biancazzurro mette una pezza con l'aiuto della traversa. La risposta del Pineto al 25esimo quando il neo entrato Ciarcelluti si divora un'occasione incredibile calciando sull'esterno della rete. È il preludio al nuovo vantaggio pinetese che si concretizza al 35esimo quando sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Bisegna, Farias, entrato ad appena 5
5 minuti a rilevare Gragnoli è il più veloce di tutti a ribadire in rete la respinta di Monti sul diagonale di Esposito, firmando la sua prima rete in maglia bianca-azzurra. Ultima occasione del match al 45esimo per Sassaroli, che servito da Pier Gallini chiama Mazzocchetti alla parata a terra. Pur soffrendo e offrendo una prestazione meno brillante rispetto alle ultime uscite, il Pineto ritrova così i 3 punti e si prepara per la trasferta di Pescina contro i Nerostellati. Esordio amaro per Trellini, che nonostante la buona prestazione vede incassare dalla sua squadra la 7ª sconfitta consecutiva. E adesso andiamo in Eccellenza per andare a vedere il derby d'alta quota fra Giulianova e Chieti, con i giuliesi che sono riusciti ad espugnare lo stadio Angelini del servizio di Valeriano De Angelis. Il sostenuto vento che soffia sul versante teatino spazza via i ricordi di un tempo quando Chieti e Giulianova fronteggiavano le blasonate compagini del calcio professionistico. Oggi le due abruzzesi, dopo aver sanato le disfunzioni societarie, ripartono dall'eccellenza regionale per tentare la risalita. Tifoserie organizzate, festanti e colorite, pronte ad esercitare il proprio ruolo, pubblico numeroso con la presenza di studenti e famiglie, grazie anche alla iniziativa Scuola Nero Verde, dirigenti ed addetti ai lavori che condividono impressioni, certezze e pronostici. Dopo un minuto di raccoglimento per condannare i recenti episodi di antisemitismo, il signor Di Nosse della sezione arbitrale di Nocera Inferiore dà l'avvio alla contesa. Si parte con il Chieti, che guadagna la fase offensiva, al quinto con Lalli, che si coordina per tentare di testa il colpo a rete. All'ottavo, balistica apertura di Catalli verso Lalli, che cerca di scavalcare l'estremo Orsini, con lo stadio che si infiamma e grida al vantaggio neroverde. O dopo, quello che non ti aspetti, intervento estremo di Cattenari, che nega il vantaggio agli ospiti, che insistono sulla ribattuta, ma la porta teatina è stregata. Così come quella del Giulianova, repentino capovolgimento, e Lalli, sul finire del primo tempo, prende in pieno la traversa. Nella ripresa, al quarto, contropiede fulmineo degli ospiti, con la difesa teatina sguarnita. Di Paolo si invola, controlla, appoggia per creare la finalizzazione. Al fianco di Tozzi Borsoi c'è Lenart, che capitalizza il vantaggio. Poco ancora c'è da vedere, se non un assembramento tra calciatori sugli sviluppi di una incursione di Cioffi. Volano proteste, parole, spintoni e cartellini rossi e gialli. E dopo 5 minuti di recupero, il Giulianova consegna la vittoria ai propri tifosi. Ed è tutto anche per questa edizione del TG6. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento ai prossimi spazi informativi.